Romagnoli è uno scrittore di Castelforte, in provincia di Latina. E sono venuto qua nel suo studio per parlare un po' dei suoi libri, della sua scrittura, sul suo modo di scrivere, che è particolare. Infatti, intanto, prima di cominciare a dargli la parola, magari ci puoi illustrare un po' la tua opera. Io ho scritto vari romanzi, cominciando dal primo, abbiamo la festa dei cani, ero al bar, Aspetta. poi l'impicciatissima vicenda, 800, Poi? Se finisce più qua dei quei libri. Capuozzo, Nero Napoletano, la canzone di Lola, poi una balorda storia di Camorra è Edvige Salvami, che è l'ultimo. L'ultimo Questi sono romanzo. tutti i miei romanzi, i libri che ho scritto, che sono libri effettivamente belli, sono bei libri, Posso dire di sì perché l'ho letti quasi tutti. che consiglio di leggere a tutti. Perché? Perché vi sono dei temi che sono legati alla vita di oggi, cioè ci sono diciamo così, delle storie che molti avrebbero voluto vivere oppure hanno vissuto, cioè quindi sono storie un po' diciamo sospese tra il vero e il verosimile, cioè un po' inventate, un po' vere, no? Anche questo che parli della camorra. No, infatti qui i narrati sono molto immaginati, cioè Sì, però insomma tu tocchi un problema molto forte. sì. Diciamo, attraverso il tuo modo di scrivere anche diciamo, un po' umoristico, no? Perché non prendi le cose non tanto sul serio, ma verosimile, per cui c'è anche uno sfondo tragico, però tu riesci a elaborare in un modo molto, molto bello da leggere, che ti solleva anche lo spirito, nonostante tutto. Che a volte ti imbatti in qualche situazione un po' non tanto, tanto bella, no? Dei tuoi protagonisti. E qua invece con questo libro. La storia di Amor è in effetti un'opera che, come la canzone di Lola, è, diciamo così, pensata sull'argomento del bene e del male. Cosa è il bene e cosa è il male. Il male e il bene, però, non decontestualizzate, ma messe perfettamente inquadrate nel nostro territorio. Il nostro territorio, io non lo considero, non lo penso come la provincia di Latina, la provincia di Caserta, eccetera, Infatti. ma parto da qui. Se noi potessimo fare, che ne so, un giro di compasso intorno a questa zona, allora ci accorgiamo che se stiamo qui, il nostro territorio parte, che ne so, da Caserta e arriva a Latina, no? Sì, infatti io ho visto un libro che tu, non so se è questo o non è questo, che parli di Napoli. Tu che sei nato e vissuto sempre a Castelforte, però ti sei spostato, hai avuto anche dei periodi in cui hai abitato un periodo a Roma, anche a Napoli, Sì, no? Però io tu sono stato sempre un descrivi, po' in giro. descrivi proprio la realtà dei quartieri napoletani come se tu fossi nato lì e vissuto, tu facesse parte integrale di quella realtà, E ecco. questo è il bello dello scrittore. Lo scrittore che fa? Vede delle immagini che sono relative a un luogo, legge delle cose che sono relative a un contesto, un luogo. Poi che fa? Questo luogo se lo comincia a immaginare nella sua testa. E quando ne scrive, scrive non delle cose che ha visto, ma delle cose che ha ricostruito la sua mente, no? Allora io parlo, che ne so, del quartiere Arenella, per come lo sono immaginato, ma io in effetti al quartiere Arenella non sono mai stato, e ne ho sentito parlare, ho amici che sono di Napoli, e per cui faccio uno sforzo, però penso poi alla fine che questo mio sforzo di immaginare alcune situazioni rendano, cioè hanno dei risultati veramente straordinari. Questo lo dico senza falsa modestia. Per quale motivo? Perché mi sono sforzato sempre di sentire i racconti dei miei amici, delle persone con molta attenzione. Io sono un bravo ascoltatore, per cui
Poi mi formo dei concetti, delle cose, dei luoghi e tutto quanto. Che ne so, nel romanzo 800 vado a ricostruire, vado a descrivere New Orleans dell'800, ma io prima cosa non ci sono stato neanche adesso a New Orleans. Ne ho visto delle foto, queste cose così. Un po' come Sade, no? Che ha Sì, descritto i un po' paesi. così. Per me... i luoghi vanno un po' ridisegnati, un po' reinventati. Al di là della loro conformazione geomorfologica, architettonica, quello che si vuole, ma lo scrittore ha proprio, diciamo così, questa necessità di rivedere, di rifare i luoghi a seconda le esigenze del racconto, sennò sarebbe. Poi ho visto che tu sulla parete, che questo è il tuo studio, c'hai una. Ci puoi descrivere i premi? Sì, sono stato al premio Sebastiani di Minturno, due volte finalista, una volta nel 2006, una volta nel 2008, no? Una volta con La canzone di Lola, che è stato un romanzo che mi ha dato molte soddisfazioni, un'altra volta invece con La balorda vicenda di Camorra. Ma poi sono stato premiato nel concorso dei racconti di Sabaudia, oppure il racconto del territorio pontino, che era un concorso fatto dalla Ego. Dicevo, poi c'è un'altra cosa che volevo indicare, che c'è quel quadro che è autodipinto anche. Sì, questi sono dei lavori che io faccio quando non ho idee da raccontare. Allora mi diverto a disegnare, Crei a comunque. dipingere, a fare queste cose. Dicevi a scuola dei premi letterari che tu hai interrotto prima? No, dicevo, questi orari letterari che mi hanno dato delle soddisfazioni, cioè sono stato contento di aver partecipato soprattutto. Quando, che ne so, andavo a Latina le prime volte, c'erano pochi libri che parlavano di Latina, c'erano poche cose, eccetera. Adesso invece sta nascendo una letteratura che Sì, illustra i luoghi, infatti. che parla delle persone, Cioè della nostra terra. Latina è una città con tanti, tanti giovani che Che fanno, che scrivono, che hanno cominciato a creano, anche, scrivere, e sappiamo poi anche importanti cantanti, no? Di Latina. sì, Tiziano Ferro, Tiziano oppure, Ferro, uno e dei quindi cantanti, si sta attore. dando una sua veste culturale latina, Sì. che è Poi importante. vediamo qua cos'è questo attrezzo, questo tavolo. Questo Questo tavolo da è un tavolo da lavoro? disegno, che Sì, adesso perché come vediamo qua che c'è. Che Lucio è tra le tante cose anche un architetto, per cui tu lavori come architetto e in più sei anche insegnante. sì, insegno disegno e storia dell'arte, linguaggi multimediali. Quello che mi è capitato di insegnare, no? L'insegnamento è anche una mia passione. Per cui anche nel tuo rapporto con i giovani prendi spunto forse qualche volta Sì, per i tuoi romanzi. io amo molto i giovani perché un po' li fanno sentire giovane, perché poi sono il contesto reale del tempo che ci Sì. circonda. Sono i più aggiornati, diciamo, no? Quindi un po' Infatti si di. vede gli scrittori che sono sempre chiusi nel loro studio e lo fanno, scrivono e basta, per cui magari sono fermi a quanto avevano 20 anni, per cui scrivono sempre romanzi riferiti a quel periodo. Invece una persona che interagisce con appunto col lavoro di architetto, col lavoro di insegnante, i vari premi che partecipa, dove vieni chiamato, ecco, è possibile di stare sempre in mezzo alla gente e di seguirne anche l'evoluzione dei tempi, insomma, Sì, dei a costumi. me diverte molto questa cosa, cioè di apprendere le cose attraverso i ragazzi cui insegno le cose, no? Poi in questo momento si parla pure male. Io devo dire che i ragazzi che ho avuto io sono molto partecipi alla vita del territorio, sono molto sensibili, hanno buoni sentimenti. Sono anche studiosi per certi versi rispetto
diciamo così, certi paesi. Cosa mi insegna? Hai insegnato un po', sei stato un po' girovago, no? Qua nella zona. sì, ho girato tutta la provincia di Latina, perciò me ne Per sono un cui po' conosci innamorato. bene tutto il territorio. Sono stato a Latina, Aprilia, ci Cisterna non ci si stavo, e neanche arriva, dai. se, ad insegnare. Poi in altri posti sono stato dappertutto, a Terracina, Montiburno, insomma, voglio dire. Una cosa di te, com'è che ti è venuto, cioè tu da studente, poi hai cominciato lavorando Architetto. e hai cominciato poi a pensare di scrivere, com'è ti è scattata questa mola di cominciare a prendere la carta Per la e verità io sono stato sempre un bravo scrittore, fare. perché pure Ecco, quando quella andavo cosa che ci all'elementare, alle medie, avevi. facevo i demi e Ah, ecco, allora la una maestra, oppure i professori mi passione. dicevano che ero bravo a fare queste cose. Pure. Lo facevo con molto piacere, cioè il tema per me, scrivere un tema, non era un compito, ma era esattamente un piacere, per cui pure, non mi pesava questa cosa, era indicativo di questa vocazione che poi è emersa ulteriore. Scrivere è la proiezione del tuo mondo interiore sulle cose che ti circondano, no? Ha assolutamente questo tipo di valore. Poi ci sono i racconti, cioè c'è questa necessità di tramandare le storie, a farle agli altri perché le conoscano. Senza la scrittura noi saremmo nella Ci preistoria. mancherebbe la nostra identità, che cambiano, infatti ogni tanto bisogna fermarsi su qualcosa Sì. per portarci un Bisogna diverso. registrare il tempo, cioè per esempio i miei romanzi un po' registrano certi momenti. Pensa, Giovanna, che tra il primo romanzo e l'ultimo intercorrono 12 anni di differenza, 12 anni di differenza. Per cui 12 anni, la festa di Carni nasce 12 anni prima di Edvige Salvami. E i personaggi ragionano con la cultura dei loro tempi, sono perfettamente rispondenti alla cultura del loro tempo e sono differenti, Infatti sono l'ultimo due momenti romanzo è differenti. ambientato tutto a Roma. Questo ultimo è ambientato a Edvige. Roma, Latina, Che cioè sono parte? sempre i luoghi che ho frequentato, i luoghi di cui mi piace parlare, E tu perché c'hai il tuo prossimo lavoro? Già stai. Il mio Cioè prossimo stai in lavoro. elaborazione o solo nei I tempi miei liberi? prossimi lavori sono tanti perché sto lavorando a più cose. Nell'immediato vorrei fare pure subito, pubblicare subito un libro di racconti che già sto un po' delineando in modo definitivo, che dovrebbe chiamarsi questo libro di racconti Racconti crudeli, perché sono i racconti effettivamente crudeli, appunto. E quando, appena trovo il tempo, li comincio a rivedere, li comincio a comporre, gli do un ordine, diciamo così, e quindi non sarà un romanzo. Sì, cioè sono delle storie di vita che di per se stessa sono crudeli, perché la vita è bellezza, la vita è passione, la vita è delusione, la vita è anche, diciamo così, una piccola componente di crudeltà che io colgo in questi racconti. Perciò. Poi sono dei racconti un po' tipici per certi versi, sono alcuni pure abbastanza innovativi. Allora, tu nel tuo studio abbiamo visto tutte le cose che tu. Sì, questo è il mio studio. Io poi sono una persona estremamente disordinata, è un ordine mio, cioè ho tutte le cose. Qui scrivo un racconto sul Latina, per cui è la pianta di Latina. Lì ho ripensato che a un quadro famosissimo di Picasso, Guernica, e l'ho rifatto secondo una logica mia. E lì ho delle cose, delle immagini che mi piacciono, di Modigliani e tutto quanto. Questo è il computer È il tuo dove lavoro. scrivo. Lo scrivo qua. Cosa scherziamo? Bene, allora saluto Lucio Fragnoli e Racconti crudeli. racconti crudeli. Okay,